I carri armati israeliani sono entrati ieri nella parte occidentale di Rafah. La città è stata sottoposta ad un intenso fuoco di elicotteri, droni e artiglieria. I residenti lo hanno descritto come uno dei peggiori bombardamenti dell'area finora. Secondo il Guardian, l'assalto a Rafah ha allontanato più di 1 milione di palestinesi che vi si erano rifugiati. 2 donne sono rimaste uccise, 14 persone rimaste ferite, alcune in modo grave, in un attacco dell'aviazione israeliana. Il bilancio delle vittime per ora non è definitivo. Il comando USA nel Mar Rosso ha affermato di aver distrutto una nave drone Houthi e 2 motovedette della milizia filo-iraniana, affondandole. Questo mentre si intensificano gli attacchi Houthi alle rotte commerciali sul Mar Rosso. Intanto il leader di Unità Nazionale, Benny Gantz, dimessosi domenica dal gabinetto di guerra dello Stato ebraico, dichiara: Israele dovrebbe pagare il prezzo di un cessate il fuoco di 1 o 2 anni nella striscia di Gaza per il rilascio di tutti gli ostaggi. L'alto funzionario di Hamas, nel frattempo, afferma che nessuno sa quanti dei 116 ostaggi rapiti il 7 ottobre siano ancora vivi.